Bentornati a tutti amici. Allora, dopo questo lungo periodo di attesa che vi ho fatto aspettare, ho raccolto nel frattempo molte domande, molti quesiti sul gruppo Telegram, nel quale ci sono ormai 300 membri. Vi invito a partecipare se avete piacere. Uno dei problemi più comuni, una delle domande che mi vengono più spesso rivolte, riguarda l'utilizzo nel modo corretto del menu interno alla macchina fotografica. Nel video di oggi andremo quindi a scoprire assieme come utilizzare nel modo più appropriato le funzioni all'interno del menu e scopriremo magari funzioni che per voi sono nuove. La prima cosa, quella più intuitiva, è come si entra nel menu. Nel menu si entra attraverso questo tasto presente appunto nel corpo macchina che si chiama menu. In certe macchinette posizionato in modi differenti, per esempio da me è qui che ho una Canon 60D, in altre può essere in questa posizione, in altri in posti ancora più diversi, però comunque è caratterizzato dalla scritta menu. Una volta che si preme, lo schermo si attiva e si entra nel menu. Partiamo dalla prima voce in assoluto, che è quella che ci consente di scegliere la qualità dello scatto, difatti c'è scritto per appunto qualità, e abbiamo due scelte principalmente più diffuse su tutte le macchinette. La riga sopra ci permette di scegliere la qualità dello scatto nel caso noi scattiamo in RAW. E per muovere questa selezione, per spostare, per variare il valore, bisogna utilizzare la rotellina posta qui sopra, nel caso per l'appunto voi abbiate una macchinetta semiprofessionale. Vediamo quindi che muovendo si sposta da RAW a RAW Medium a RAW Standard e quindi la qualità scende sempre di più. Nel caso comunque potete sempre muovervi con le freccette per scegliere queste diverse opzioni. Noi ci muoviamo in giù adesso e andiamo a selezionare, nel caso vogliamo scattare non in RAW, che quindi è quel formato diciamo grezzo che poi va tutto modificato e così come esce dalla macchinetta, noi vogliamo scattare semplicemente in JPEG, quindi le importo e le posso condividere, stampare eccetera. Andiamo sulla riga sotto, per l'appunto caratterizzata dalla scritta JPEG, e ci muoviamo per scegliere L, che sta per large, quindi massima risoluzione, con due diversi parametri, poi c'è M, S ed altre impostazioni personalizzate. Quindi vediamo che la prima voce è abbastanza semplice. La seconda voce si chiama beep. Questo beep dà dei feedback acustici nel caso in cui noi andiamo a compiere delle operazioni, quindi ci conferma con un beep appunto della macchinetta che l'operazione è stata compiuta. La terza voce si chiama rilascio otturatore senza scheda. Questa ci permette di scattare con la scheda, ma anche nel caso noi la togliamo. Ho appena tolto la scheda, mi permette di scattare ugualmente. Sarebbe contrologica, perché lei dice perché devo scattare se non posso salvare, ma in alcune situazioni può essere utile, situazioni che possono essere quelle di dover pulire l'otturatore o altri casi. La quarta voce si chiama visione immagine, nel mio caso impostata a 2 secondi, è il tempo per la quale l'immagine viene visualizzata dopo che l'abbiamo scattata, quindi io scatto la foto, poi compare la preview dell'immagine per 2 secondi e poi sparisce. In questo caso noi possiamo scegliere off, quindi non viene visualizzata, 2, 4, 8, oppure che rimanga fissa e decidiamo noi quando toglierla attraverso i pulsanti. L'altra voce si chiama correzione, illuminazione periferica. In questo caso io la lascio su attiva perché da sola, in base all'obiettivo che c'è, lo riconosce e va ad apportare delle correzioni. In questo caso appartengono alla vignettatura creata dall'obiettivo, da sola va a correggere i difetti che sono già predisposti per questo obiettivo, quindi la macchinetta sa che profilo scegliere e cosa andare a correggere. Poi abbiamo la voce red eye on off, disattiva o attiva. In questo caso da solo, nel caso noi facciamo una foto col flash e vengono gli occhi rossi, da sola va a correggerli. Io la tengo sempre disattivata perché potrebbe comunque prendere dei falsi positivi e correggere cose che non mi piacciono. Controllo flash, beh, sostanzialmente controllo flash apre un altro menu molto più esteso sul quale non ci soffermeremo, ma comunque se voi utilizzate il flash standard, quello interno, non c'è molto da fare se non andare su impostazioni, funzione flash incorporato, e in questo caso sì, appunto, si possono modificare i parametri, però non mi soffermerei troppo perché apriamo un argomento veramente troppo ampio sul quale magari sarebbe opportuno dedicare un video solo su questo. Passiamo alla scheda a destra.
Compensazione, esposizione A e B. In questo caso questa voce a noi serve per sostanzialmente andare a fare le HDR. Vediamo che aprendo il menu e spostandoci con la rotellina o con le frecce si crea un divario dalla tacca centrale a due tacche che simmetricamente dal centro vanno ad allontanarsi. In questo caso quindi noi andiamo a, vediamo che ci sono i numeretti sopra, andiamo a creare una distanza di stop di esposizione nella quale la nostra macchinetta da sola andrà ad effettuare degli scatti. Mi spiego meglio. 0, la parte centrale, è l'esposizione corretta. Noi andando con la rotellina ad aumentare il divario tra le stecchette che ci sono sugli estremi, andiamo a dire alla macchinetta: fai una foto con l'esposizione giusta. Una foto molto sottoesposta, e noi definiamo di quanti stop, di 3 stop sottoesposta, di 1, di mezzo, di 5, possiamo scegliere noi, e una parallelamente sovraesposta dello stesso numero di stop. In questo caso poi noi andremo successivamente in post produzione, o alcune macchinette lo fanno anche da internamente, noi andremo a avere delle zone che magari con la sola esposizione centrale potevano essere sottoesposte o sovraesposte, poi noi avremo la possibilità, avendo l'intera gamma di esposizione, di scegliere cosa mantenere con un'esposizione più o meno adatta. È una funzione molto utile in determinate situazioni, soprattutto nella paesaggistica, ci permette di fare degli scatti veramente migliori. La voce successiva si chiama ottimizzazione automatica della luce. Io la tengo sempre disattivata perché, come tutte le cose che agiscono da sole, a me non piace. Io preferisco fare le modifiche di mio, perché se lo faccio dopo ho la possibilità di scegliere se farlo o no. Se lo fa la macchinetta, così è, così rimane. Stile foto lo lascio sempre su neutro. Sono quei preset interni che vanno a modificare illuminazione, contrasto, saturazione. Anche in questo caso io lascio tutto com'è. Bilanciamento bianco in questo caso è automatico. White balance personalizzato, se è automatico non lo andiamo ad intaccare, comunque riguarda sempre il bilanciamento del bianco. In questo caso abbiamo lo shift dei colori, vi consiglio di lasciare perdere perché comunque è sempre una correzione non della temperatura ma dello spostamento tra il verde ed il magenta. Spazio colore io lo lascio su sRGB, anche se potrei scegliere Adobe RGB, comunque lo lascio su sRGB. Passiamo sulla scheda a destra, dati eliminazione polvere, questa è una figata perché ci consente da solo di importare uno scatto, ci fa fare uno scatto a una superficie bianca attraverso un software, lo fa elaborare, lo importa direttamente nella macchinetta e se abbiamo della polvere presente sul sensore ogni scatto andrà automaticamente a correggerlo. Anche in questo caso è una cosa veramente bella, io vi consiglio di pulire il sensore perché è molto più semplice. E a volte si creano degli artefatti che non sono proprio, diciamo, professionali, delle macchie qua e là che fanno i brividi. ISO automatico ci dice quanto può arrivare l'ISO quando è impostato su automatico. Nel mio caso lo lascio al massimo a 6400 perché preferisco avere una foto con la grana piuttosto che una foto completamente buia. Quarta scheda a destra abbiamo scatto live view, che è sostanzialmente quello che ci permette di scattare vedendo lo schermo. Consiglio anche in questo caso di utilizzarlo, o almeno utilizzarlo il meno possibile, nel mio caso comunque attivato perché mi do la possibilità di poterlo fare attraverso il tasto dedicato. Modalità autofocus, anche qui possiamo scegliere live con il rilevamento dei volti, e modalità veloce, io la lascio su live. La griglia che viene visualizzata sullo schermo, io lascio la griglia 1, che è quella quindi con la regola dei terzi, molto importante nella composizione. Rapporto dimensione io lo lascio in 3 mezzi, che quindi è la massima superficie che viene data disponibile dal sensore. Simulazione esposizione attivato, in questo caso c'è un tastino dove è finito qui in basso che ci permette, premendolo e guardando dall'oculare, ci permette di simulare l'esposizione corretta, perché noi sappiamo che quando guardiamo dall'oculare non c'è mai la vera esposizione come viene dopo aver scattato, si vede un'immagine semplicemente trasmessa attraverso lo specchio. Noi premendo questo tastino va a chiudere l'otturatore in base alle impostazioni da noi scelte e ci dà un'anteprima abbastanza fedele dell'esposizione della foto.
scatto silenzioso, modalità 1, 2 o disattiva, in questo caso ci permette di agire sul movimento della tendina per fare quel rumore meno frastornante, quel chuck, click, come volete chiamare, tipico di una foto. Se siamo in situazioni magari ambigue all'interno di una cattedrale o cosa, ci permette in questo caso di fare meno rumore e dare meno fastidio. Timer di misurazione è semplicemente quanto tenere memorizzata l'esposizione rilevata prima di perderla e ricominciare da zero. Ci spostiamo a destra, abbiamo protezione immagini, qua vado un po' veloce, rotazione, elimina immagini, ordine stampa, filtri creativi, ridimensiona, elaborazione immagini RAW. Queste sono tutte cose che io non sto neanche a perdermi, perché sono tutte cose che normalmente si fanno dal computer, da Lightroom, quindi evitate di farle dal corpo macchina. Avviso sovraesposizione, questa invece è una funzione molto utile, perché andrà, quando noi scattiamo e poi c'è la preview dell'immagine, andrà ad evidenziare di rosso le aree sovraesposte. Quindi se fotografiamo un tramonto, un cielo e c'è una zona sovraesposta, poi ci sarà questa zona rossa lampeggiante che ci dirà guarda che lì è sovraesposto, molto utile. Display punti di autofocus, in questo caso ci fa vedere sempre nella preview il che punti ha messo a fuoco, anche in questo caso è molto utile per avere un feedback sulla messa a fuoco, dato che lo schermetto è relativamente piccolo e non sempre riusciamo a capire se abbiamo messo a fuoco nel modo più corretto o meno. Questo ci dà subito un riscontro tangibile. Histogramma RGB, sì, io lo lascio su RGB perché comunque è sempre come su Lightroom, vi ho fatto vedere sempre dei videocorsi che attraverso l'histogramma è facile capire se è sottoesposta, sovraesposta e i vari colori come si dispongono, poterlo vedere in camera è ancora più utile. Salta immagini con la rotellina è quanto andare avanti quando andiamo a vedere le immagini, presentazione frega niente, classificazione frega niente, controllo HDMI non ce ne frega niente. Off automatico 2 minuti dopo quanto andare in standby, autorotazione sì, io la lascio su on, tanto poi comunque è molto facilmente correggibile. Formattazione importantissimo, ci sono situazioni nelle quali abbiamo la memoria piena di foto che abbiamo già esportato, la formattiamo direttamente dalla macchinetta senza alcun problema. Numerazione file io la lascio su consecutiva perché tanto non è molto importante. Selezione cartella ci dà la possibilità di selezionare su che cartella salvare le foto all'interno della memory, anche questa è una funzione forse un po' superficiale. Luminosità dell'LCD easy, quanto l'LCD deve essere luminoso, se siamo all'aperto molto luminoso, se siamo al chiuso non per forza così, può condizionare la durata della batteria. Data e ora non mi soffermo. Lingua, sistema video NTSC, pulizia sensore, blocca rotellina, disattiva perché noi la rotellina la vogliamo. Ora ci sono tutte informazioni tecniche come info batteria, opzioni visualizzazione pulsante info, bla bla bla, copyright, versione firmware. Andiamo avanti, abbiamo i tasti personalizzati, CFN, ci dice che il primo ci permette di modificare l'esposizione, secondo l'immagine, autofocus eccetera. Comunque anche qui dipende sempre da che corpo macchina avete, perché se avete una Canon base, una 1300D, una 1100D, non andrete a modificare questi pulsanti, o magari ne avrete meno, ora non ricordo. Se avete una 5D Mark IV ne avete anche di più, quindi è una cosa abbastanza soggettiva, informatevi perché è abbastanza utile. Andiamo sulla scheda ancora a destra, abbiamo impostazioni del My Menu che sono sincero non ho idea di cosa sia, non avevo mai visto sta schermata, beh non importa, mi informerò e casomai ve lo scriverò sul canale Telegram. Amici, allora mi sono messo un po' di buona lena per ricominciare a fare video, vedo che comunque ho riscontri molto positivi e sempre più gente si sta appassionando di fotografia, che secondo me è un'arte abbastanza nobile. Io spero come sempre di avervi impartito qualche insegnamento in più, sempre con un atteggiamento abbastanza umile, che è quello di imparare assieme e non semplicemente di fare da insegnante, anche perché non lo sono, sono solo un appassionato. Come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete e lasciate un bel mi piace sul video. Ciao a tutti ragazzi!